A distanza di diversi anni torna il derby tra Gela e Nissa. La squadra gelese è stata ripescata nel campionato di eccellenza e inserita nel girone A, lo stesso della formazione biancoscudata. La Lega Sicula ha reso nota la composizione del raggruppamento occidentale, che comprende anche Acragas, Cus Palermo, pure ripescato, Casteldaccia, Castellammare, Don Carlo Misilmeri, Enna, Mazzara, Mazzarese, Leonfortese, Oratorio San Ciro e Giorgio, Parmonval, Profavara, Resuttana San Lorenzo e Sciacca. L'esordio in Coppa Italia per gelesi e nisseni è programmato domenica 28 agosto alle ore 16 allo Stadio Comunale Vincenzo Presti di Gela. La partita di ritorno è prevista a Caltanissetta mercoledì 7 settembre alle ore 15:30. La vincente, al termine dei due confronti, accederà ai quarti di finale del girone. La finalissima regionale di Coppa Italia, la 56esima edizione Memorial Gianfranco Provenzano, si disputerà a Ragusa. Sono stati sempre sentiti dalle rispettive tifoserie i derby tra le massime espressioni calcistiche di Caltanissetta e Gela, un tempo tra Nissene e Terranova, poi fra Nissa e Juventina Gela, fino ai nostri giorni. La partita più bella di sempre per i tifosi biancoscudati è datata 1988, campionato interregionale, da una parte la Nissa allenata da Colombo, dall'altra la Juventina di Melorusso, che in pochi anni, una promozione dietro l'altra, passò dalla seconda categoria alla Serie C2. Una Nissa tutta anima e core, in un Palmintelli gremito in ogni ordine di posto, con migliaia di tifosi gelesi sugli spalti, diede una lezione di calcio alla capolista 3-0, gol di Stillitano, doppietta e Giannone. E loro ci sono rimasti male perché loro era la squadra del momento, andavano a 2000, ecco, correvano come dei forsennati. Noi invece con piccoletti come me, con Michele, ci siamo riusciti a vincere questa partita. Incontravamo una squadra, la Juventina di Gela, che era imbattuta da quasi 3 anni, con giocatori di qualità. E quella squadra era un sogno battere la Juventina di Gela. Per noi era una cosa eccezionale, sia per noi sia per Caltanissetta, perché sapevamo che c'erano quasi 2000 gelesi che venivano da Gela a vincere, che volevano vincere questo derby, perché dopo tanti anni avevamo sempre avuto la meglio contro questa squadra.